Siamo lodati Gesù e Maria. Sorelle carissime, siamo qui convocati questa domenica sia per celebrare insieme la terza domenica del tempo ordinario, sia anche, come tutti sappiamo, per la celebrazione non liturgica, perché è stato il 17 gennaio, ma comunitaria, attraverso dei gesti propri, di Sant'Antonio Abate, che in queste terre gode di particolare devozione. Quindi anche le nostre riflessioni domenicali le metteremo in due parti, quindi un breve excursus sulla liturgia della parola di questa domenica e poi qualche considerazione sul santo, che per la verità abbiamo già ampiamente approfondito nei giorni del Triduo, e sui gesti di questo giorno, perché possiamo viverli come Papa Francesco ha raccomandato nell'Evangelii Gaudi, una bella lettera da leggere, valorizzando i gesti della religiosità popolare. Qualcuno oggi tende a disprezzarli, processioni, pari di Sant'Antonio, queste cose qui non devono essere disprezzati, ma anzi i parroci devono farli vivere bene come espressione di autentica fede, semplice, popolare, ma densa di contenuti. Quindi cercheremo insieme di vedere qualcosa. Il tema di questa terza domenica è evidentemente la conversione, la parola di Gesù, il suo proclama: convertitevi e credete nel Vangelo, è il centro di questa liturgia. E la prima lettura e la seconda parte del Vangelo, attraverso l'esperienza degli abitanti di Ninive e la risposta dei primi apostoli, sono proprio delle esemplificazioni di ciò che è la conversione. Che cos'è la conversione? Quando c'è la conversione, di quanti capiamo, anche senza essere grandi teologi, che quando uno si converte ci sono dei cambiamenti netti, visibili, percepibili. Allora, pensate agli abitanti di Giona, gli abitanti di Ninive, va Giona, mai visto e conosciuto, e gli dice: ragazzi, qui non ci siamo, andiamo avanti così, Nostro Signore da 40 giorni di tempo, dopodiché Ninive, una delle sette meraviglie della terra, a suo tempo, ne resteranno macerie. Che abbiamo sentito? Questi ci hanno creduto. NN, illustre sconosciuto, si sono messi a fare penitenze, digiuni, vestirono il sacco. Avete visto le cose che faceva San Francesco? Erano molto antiche, Giona, stiamo molti secoli avanti Cristo. E che cosa succede? Dio vide il loro opere, che si erano convertiti, cioè avevano piantato di offendere Dio. Adesso non si capisce bene cosa facevano, sicuramente non facevano vite molto virtuose, e il castigo è revocato, finito. Gli apostoli, passa Gesù, anche qui, no? Il Vangelo di San Marco che stiamo quest'anno leggendo durante la liturgia e approfondendo anche negli incontri di approfondimento che facciamo in parrocchia, è molto bello perché Marco ha uno stile molto secco. Sapete che Marco era la penna di San Pietro. San Pietro non amava molte parole, era bello cuspante, quindi diceva due cose, tanto è vero che il simbolo del Vangelo di Marco è il leone. Se il leone si arringhia, non c'è bisogno di fare molte spiegazioni, ma mi ricordo qualche anno fa lessi a quanta distanza si sente il ringhio, il ruggito del leone, abbastanza lontano, insomma, quindi non ci si può sbagliare. Quindi se Gesù passa, vede, chiama, e questi subito, la risposta istantanea, lasciano tutto e lo seguono. C'è questo stacco tra il prima e il dopo. Quindi cosa significa? Significa che la conversione è un momento in cui c'è un incontro autentico con il Signore nella nostra vita, quindi non qualcosa che uno si trascina dietro, per carità, che ha comunque un suo valore positivo alla tradizione. Noi siamo italiani, siamo più o meno tutti quanti cattolici all'acqua di rose o ad altro, insomma, no? Ma c'è un qualcosa che mi segna, che mi cambia la vita, no? Pensate che nel Vangelo di San Giovanni, quando San Giovanni descrive la stessa esperienza, lo stesso episodio, addirittura San Giovanni nota: erano circa le 4 del pomeriggio, come c'erano lui e Andrea, tra i primi chiamati anche, si ricordava anche loro. Quindi è talmente nitido e evidente quello che è successo, che mi ricordo pure a che ora è successo. Quindi c'è un prima e un dopo. Questa cosa noi non possiamo darla per scontata, capite? Perché non è detto che anche se ci abbiamo, ringraziamo il Signore, una discreta vita di fede, se più o meno siamo vicini, se più o meno preghiamo, se più o meno andiamo a messa, se più o meno ci confessiamo, eccetera, ma io posso dire che il Signore è qualche cosa che ha cambiato la mia vita, oppure
oppure la sua presenza determina una reale presa di posizione differente rispetto a tante situazioni in relazione alla mentalità dominante, sì o no? Sapete che la Chiesa ha sempre insegnato che la conversione non è un evento che si compie una volta per tutto, anche se c'ha dei momenti, diciamo così, più forti. Per esempio, l'esempio più classico è la conversione del peccatore, una persona che è stata per anni lontana da Dio. Io ne ho conosciuto tanti, folgore, bestemmiatori, che dall'oggi al domani hanno smesso, lussuriosi di prima categoria, che dall'oggi al domani sono diventati angioletti. Io cioè, ne ho conosciute tantissime di persone di questo genere, no? Quindi questa è proprio la conversione per antonomasia. Poi però, anche dentro un cammino, e qui è un po' più difficile perché c'è il pericolo che noi ci sentiamo più o meno a posto, e dobbiamo sempre lasciare la porta aperta al nostro Signore a incidere, a, come dire, a scavarti, a sconvolgerti a volte un po'. E qui concludo la prima parte. Dobbiamo ricordare bene che l'etimologia greca di conversione, metanoia, significa cambiare mentalità, cambiare modo di pensare. E io ve lo dico anche per esperienza personale, con tanta umiltà: se c'è una cosa da cui dobbiamo guardarci è la sicurezza di stare nel giusto e di sapere tutto e di avere sempre ragione. Questa è l'unica cosa che fa proprio realmente ostacolo alla grazia di Dio ad operare in noi. Non è proprio delle persone sicure e in gamba agire in questo modo, è proprio delle persone stonte, perché l'esperienza in continuazione ci parla della nostra limitatezza, capite? Per cui come fai a essere sicuro di stare nel giusto, che sono sempre gli altri che si sbagliano e che tu non devi fare niente? Come fai? Cioè, è una forma raffinatissima e strisciante di superbia, ed è l'unica cosa che realmente ostacola l'azione della grazia in noi. Noi preghiamo veramente Dio che ce ne scampi e ce ne liberi. Veniamo al nostro caro Sant'Antonio. Sant'Antonio ha vissuto una grande esperienza di conversione. Sant'Antonio era una persona ricca, aveva un sacco di soldi. Si conta che la sua famiglia era proprietaria di oltre forse 300 campi nel territorio d'Egitto, ma a quei tempi quindi siamo nel terzo secolo dopo Cristo. Sant'Antonio, sapete che è il vero fondatore del monachesimo, perché noi se andassimo a un quiz e ci chiedessimo chi è il fondatore del monachesimo, tutti quanti più o meno si spera che rispondiamo a San Benedetto, ma non è così. Prima di San Benedetto ci sono stati altri tre grossi, anzi quattro grossi insigni del monachesimo: San Basilio Magno in Oriente, Sant'Agostino in Occidente, San Pacomio subito dopo Sant'Antonio, e Sant'Antonio è stato il primo in assoluto. Quindi fondatore della vita monastica in assoluto, di questo stile di vita ritirato dal mondo, speso nella preghiera, nella penitenza e nel lavoro a beneficio di tutta la Chiesa, attenzione, perché questi non è che andavano a fare, come dire, i supereroi dello spirito e a fare gli asceti fini a se stessi. Ho detto nei giorni scorsi che il fine della vita nascosta e ritirata è questa. Sant'Antonio aveva questa intenzione: se io vado nel deserto, nella prima domenica di Quaresima sentiremo dire che Gesù anche è stato nel deserto prima dell'inizio della missione. Chi ci sta nel deserto? Chi è che opera e lavora nel deserto? Il diavolo. Allora, la vita monastica è questa qui: senti caro diavolo, ci vengo io nel deserto, tu te la devi prima vedere in lume, ti sfido io, vediamo se riesci a farmi cadere in peccato, se riesci a non farmi pregare, se riesci a vincermi che io faccio il digiuno, tu fai mangiare per forza, se sono più forte io a digiunare, se sei più forte tu a farmi mangiare. Se io ti vinco, tu devi lasciare in pace quei poveracci che vivono in città e che hanno da lavorare, hanno da stare a testa alla famiglia, hanno tempo di pregare tutto il giorno come me. Adesso lo sto dicendo in tre parole, ma è questo il senso della vita monastica, Quindi attenzione, io ricordo quando ero giovane, alcune mie amiche entrarono in un monastero di clausura, le famiglie, successe il finimondo, dice, vabbè, se proprio devo perdere una figlia così, però a che andare a fare dentro un monastero di clausura a perdere tempo tutta la vita, rinchiudete. Allora, non sia mai, non dobbiamo pensare a queste cose, perché chi sta lì non sta lì per sé, sta lì per noi. C'è stato qualche autore che ha definito le suore di clausura i parafulmini dell'umanità. Preghiamo il Signore che ce ne stiano un bel po', quindi che pregano anche per chi non prega, capite? E quindi ottengono molte grazie dal Signore. Sant'Antonio è il fondatore. A 18-20 anni circa, lui era una persona di buona vita cristiana, perché i genitori erano cristiani, quindi è nato dentro la fede. Però un giorno
conversione, entra in chiesa e sente il Vangelo del giovane ricco, lo conosciamo tutti quanti. Gesù che dice: se vuoi essere perfetto, vendi tutto, dalle poveri e avrai tesoro in cielo, e poi vieni e seguimi. I genitori erano morti, lui c'era una sorella, e prima si vende quasi tutto, lasciando qualcosa alla sorella. Poi ritorna a chiesa, lo risente un'altra volta e dice: no, tutto, prende la sorella, lo affida a una comunità di vergini, e lui si ritira nel deserto e comincia la sua vita, che poi avrebbe conosciuto molte conversioni. È uno dei più grandi maestri di spirito, è stato veramente uno dei più grandi atleti del combattimento contro lo spirito del male, ha imparato e ha avuto anche il dono del discernimento degli spiriti e tante altre cose. Allora, alla figura di Sant'Antonio sono legate alcune tradizioni che noi oggi vivremo, no? Per esempio, la benedizione dei pani di Sant'Antonio e la benedizione degli animali. Qui l'abbiamo visto l'anno scorso durante la storiella, che poi i suoi monaci erano stati gli unici a poter allevare i maialini, e questi maialini girano in giro, per questo che viene raffigurato come un maialino vicino, e quindi diventò il patrono gradualmente degli animali, no? Quindi c'è la benedizione degli animali domestici soprattutto, e la benedizione dei pani di Sant'Antonio. Questi, come ho scritto nel bollettino, si chiamano tecnicamente nella Chiesa sacramentali, che sono dei mezzi molto importanti di grazia. Anche quello che abbiamo fatto all'inizio della Santa Messa, l'asperges, che è previsto per le domeniche, come dire, consiglio non obbligatorio, ma è il gesto quanto mai consono secondo le leggi della Chiesa la domenica. Perché? Perché l'aspersione con l'acqua benedetta, che ci richiama il nostro battesimo, è un sacramentale. Quando l'acqua benedetta ci raggiunge, se la riceviamo con fede, noi abbiamo delle grazie da parte del Signore, non sappiamo definire quali sono, come operano e quante sono, ma certamente ci sono. Capite? Questa non è superstizione, questa è fede, attenzione. Ci sono stati tantissimi santi, Santa Teresa d'Avila per esempio, che erano devotissimi dell'acqua santa e raccomandavano l'uso dell'acqua santa. Non so se ricordate le case dei nostri nonni, specialmente di campagna, che ci avevano alla porta d'ingresso l'acqua santiera come chiesa. Io l'ho vista alcune case in campagna dove sono stato, ancora c'era questa cosa, capite? Oh, perdonatemi l'ironia, no? Oggi tu entri dentro una casa, che ci trovi dietro la porta della casa? Il corno o il ferro di cavallo? È meglio che ci sta l'acqua santiera, che è un gesto di fede e di reale protezione, anche perché il corno e il ferro di cavallo, a quanto pare, non è che allontanano la scalogna, ma attirano qualche altra cosa, insomma. Quindi io suggerisco vivamente di tenerli fuori dalle case, dalle nostre case, no? Il pane di Sant'Antonio, che c'è il padre di Sant'Antonio a Padova, c'è poi il padre di Sant'Antonio da Padova, legato ad un'altra tradizione di cui parleremo se Dio vuole aggiungere. È lo stesso sacramentale, oggi lo prenderemo. Oh, mi raccomando, loro si mangiano con fede. E attenzione, già a tavola dentro il secchio non si butta niente, ma attenzione con i pani benedetti, che bisogna fare come fanno nei monasteri: le briciole si raspano e se uno non ha la fede per mangiarle, amen, ma quantomeno le dia qualche animaletto e non li butti dentro il secchio, perché le cose da mangiare, tra l'altro, anche quando non sono benedette, mi raccomando che dentro il secchio è bene non buttarle mai. Anche qui i nostri nonni, questo me l'ha raccontato prima, quando cadeva una moliga di pane per terra, si inginocchiavano, la prendevano, la baciavano e se la mangiavano. Capite? Adesso non dico tanto zelo, però oggi anche su questo argomento stiamo un po'. Vedete come anche questi gesti ci ricordano anche l'ordinarietà della vita. Faremo anche la processione, ho scritto anche nel bollettino, la processione non è un gesto da disprezzare, è un gesto di dover fare la processione. La processione, se fatta bene, se vissuta con spirito di preghiera e come autentico atto di fede, è una testimonianza pubblica di fede. Cioè, oggi si dice metterci la faccia, cioè io ci metto la faccia ne vado dietro al santo come gesto di devozione, e anche per dire, senza ostentare, alle persone: io non mi vergogno di essere cristiano, non mi vergogno di andare dietro al santo, e lo faccio con fede, con raccoglimento e con devozione. Bene, preghiamo il Signore che certamente, come sarà questa giornata, spanda molte grazie su ciascuno di noi, che possa essere anche un momento di rinnovato spirito di fraternità e di comunione nella nostra comunità, e la fidiamo con l'intercessione di Maria Santissima, ecco perché possiamo viverla nella letizia, nella gioia e nella pace. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.